13 luglio 1814, nasce il Corpo dei Carabinieri Reali. L'Arma dei Carabinieri nasce il 13 luglio 1814 quando il sovrano del regno sardo-piemontese Vittorio Emanuele I istituì a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali con la promulgazione delle 16 regie patenti. Un corpo di soldati d'élite armati di carabina dalla duplice funzione, la difesa dello Stato e la tutela della sicurezza pubblica, dotati per questo di speciali prerogative. Come primo corpo dell'armata sarda, così era denominato allora l'esercito piemontese, aveva la peculiarità di essere capillarmente diffuso su tutto il territorio, villaggi compresi, a stretto contatto con la popolazione. I carabinieri portavano allora un'uniforme turchina guarnita da lamari d'argento e indossavano un cappello a due punte chiamato lucerna con un pennacchio blu e rosso, colori ancora oggi ricorrenti come nello stemma araldico e nelle livree di moto e auto di servizio. Il blu rappresenta la nobiltà dell'istituzione, il valore militare, la fedeltà e l'amor di patria. Il rosso l'audacia, il coraggio e il sacrificio. Con una presenza vigile e rassicurante, vivendo da protagonista gli eventi storici che hanno caratterizzato la vita del Regno Sabaudo, del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, l'Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del paese, quale insostituibile presidio della pubblica e privata sicurezza, e ne ha affrontato i momenti difficili, non di rado drammatici, con spirito di servizio alla collettività e di fedeltà alle istituzioni. Dagli albori del Risorgimento alle guerre di indipendenza, dalla Grande Guerra a quella di Liberazione, dal contrasto alla mafia alla lotta al terrorismo, fino agli impegni internazionali per la pace e la sicurezza, ha mantenuto i suoi valori: impegno sociale e civile, senso del dovere, disciplina, tenacia, onestà, senso di giustizia. Le tante ricompense e medaglie alla bandiera e le migliaia di decorazioni individuali ne sono conferma, così come l'appellativo con il quale l'arma viene tuttora identificata, la benemerita.